Ciao ragazzi, con questo video inauguro una serie di schede biografiche dedicate ai grandi maestri del fumetto. L'artista che voglio mostrarvi oggi è un vero genio dell'arte, è stato un vero genio dell'arte. Parliamo di Sergio Toppi. Toppi è stato un fumettista e illustratore italiano ritenuto uno dei più grandi maestri del fumetto. Pensate, di lui scriveva Sergio Bonelli: quando da perfetto sconosciuto quale sono, grazie al cielo, al di fuori del piccolo mondo fumettistico italiano, mi presento a qualche manifestazione dedicata ai comics, a New York, come a Buenos Aires, a Barcellona, mi basta una semplice dichiarazione per suscitare l'interesse e la stima dei miei interlocutori. Mi chiamo Sergio Bonelli, pubblico fumetti d'Italia, e sono l'editore di Sergio Toppi. Sergio Toppi è nato a Milano l'11 ottobre del 1932 ed è morto sempre a Milano il 21 agosto 2012, lasciando un grande vuoto nel mondo dell'arte. È stato uno dei più grandi illustratori mondiali della storia dell'arte. Autodidatta. Dopo il liceo classico si iscrisse alla facoltà di medicina, ma si dedicò alla carriera artistica esordendo negli anni 50 realizzando illustrazioni per l'enciclopedia dei ragazzi della UTET e collaborando a una serie di filmati pubblicitari animati con gli studi Pagot e collabora come vignettista alla rivista satirica Candido. Esordì come fumettista nel 1966 realizzando per il Corriere dei Piccoli varie serie come Il Mago Zurlì, sceneggiate da Carlo Triberti, una biografia a fumetti di Pietro Vico, tre volumi per la collana Un uomo d'avventura, ragazzi, che è un capolavoro bellissimo, edita da Cepim, L'uomo del Nilo, L'uomo del Messico e L'uomo delle paludi. Una delle serie più note fu una trasposizione a fumetti delle Mille e una Notte, famosissima, intitolata Shahrazad. Originariamente si è realizzato su Alteralte nel 1979 e successivamente pubblicato anche in Francia e in Spagna. Le sue illustrazioni appaiono sulle pubblicazioni periodiche, sui quotidiani e su Tico de Roga, Tomuak, Racconti giapponese e Ritorno del Samurai nel 2007. Nel 2005 realizza per la statunitense Marvel quattro copertine per la serie Marvel 1602. Bellissimo, un volume scritto da Neil Gaiman, molto particolare anche. Con le edizioni Papel nel 2008 viene pubblicato il volume Leggende, una raccolta di 25 illustrazioni e 25 racconti scritti dallo stesso disegnatore. Nel 2008 e nel 2009 realizza due serie di illustrazioni, Io sono l'erba. Nel 2011 pubblica un altro gruppo di illustrazioni accompagnate da brevi testi. Questi è Terra Nostra e nel 2012 Luce dell'Est. È una raccolta di sei racconti. Da tempo malato, morì il 21 agosto 2012 all'età di 79 anni. Toppi ha scritto innumerevoli opere, oltre quelle già citate del video, ha avuto tantissimi, tantissimi riconoscimenti nella sua carriera. Ricordiamo lo Yellow Kid nel 1975, il premio ANAFI e come miglior autore nel 1992, il Romix d'oro nel 2006, Fantastiche Matite nel 2007, tantissimi, tantissimi altri. Mostra sull'opera grafica in Sardegna a Carboni insieme alla manifestazione Nuvoli Parlanti presso Villa Sulcis. È stato pubblicato nel 2014 l'Almanacco dell'Avventura interamente dedicato a Sergio Toppi e a Decio Canzio, con la riproposta delle storie L'uomo del Nilo, L'uomo del Messico e L'uomo delle paludi, oltre a vari articoli sulle loro figure. Questo, ragazzi, recuperatelo perché è un almanacco bellissimo. Nell'ultimo decennio della sua attività artistica ha potuto essere presente a 12 mostre personali e a varie collettive, a Spazio, Papel, Crapapelade, incontrando migliaia di ammiratori appassionati della non arte e incoraggiando e consigliando i giovani artisti che andavano ad ammirare la sua opera. Mostra Sergio Toppi, Antropologia del Comune di Castellazzo Bolbida nel 2018 è stata l'ultima mostra che è stata fatta
su questo grande, grande, grandissimo artista. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate gradito questa iniziativa. Condividetelo e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima sulla soffitta di Pippo. Ciao ragazzi!